Tac. Ragazzi, buongiorno. Bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Stamattina sono particolarmente pimpante perché, ragazzi, saliamo su per la costa portoghese e andiamo a Nazaré. Vi ho già annunciato forse un paio di volte che andavamo in questa località marina, in questa località costiera sull'Oceano Atlantico, anche perché noi sembra strano, ma l'Oceano Atlantico ancora non l'abbiamo visto. È una località molto particolare perché ci sono si verifica questo fenomeno delle onde più alte al mondo. Vi metterò poi eventualmente nell'arco di questo video un grafico o un video che ho trovato online per farvi capire il perché le onde si propagano così in alto. E tutti i surfisti del mondo, ragazzi, la maggior parte, quelli più potenti, partono veramente da ogni località in giro per il mondo per venire qui nel periodo invernale. Ora, noi siamo a novembre, quindi non penso che il periodo migliore è dicembre, gennaio ancora meglio per le onde più alte, quando si verificano le burrasche e via dicendo. Noi magari meglio evitiamo le burrasche sulla costa perché viviamo comunque dentro una tenda. E che dire, stiamo facendo colazione, finita la colazione, partiamo. Il tempo non si sa, sta aspettando cosa facciamo noi e poi dopo vedremo. Come ci aspettavamo, è arrivata la pioggia e siamo arrivati qui a Lisbona, ma ce ne andiamo sulla costa, ce ne siamo sulla costa atlantica, anche perché con la pioggia, come ci è già capitato a Varsavia, non ha senso girare le città, perché tanto comunque il drone non lo possiamo usare, immagini con la videocamera non se ne parla neanche. E poi una cosa che dovete sempre ricordarvi è: noi viviamo anche con le batterie, con la corrente. Con un tempo così il pannello solare non carica praticamente niente, poco ma veramente niente. Quindi di conseguenza il segreto quant'è? Noi abbiamo delle regole scritte. Una regola importante è: quando piove, c'è brutto tempo, si cammina perché l'alternatore della macchina mi carica la batteria dietro dei servizi. Quindi Lisbona sarà un'altra di quelle città che nella prossima vita sicuramente visiteremo. In questa no. Allora, approfittiamo di questo momento di traffico per conoscere un po' meglio Moira. Che persona è Moira, ragazzi? Dovete sapere che la Moira, quando è la guida della macchina, entra praticamente nel personaggio di Jacques Villeneuve, capito? Si sente un pilota da corsa. Il problema è che finché c'aveva una C63, un R8, quindi macchina da corsa, ci sta anche bene. Ma quando guidi un pachiderma da quasi 3 tonnellate, le cose diventano un po' difficili. E lei piano piano comunque sta incominciando a capire, eh? Ne? Forza. Lei corre, spinge, c'è poco da fare, limite 60, lei deve andare a 65, non è quello il discorso, eh? Come ti sembra Moira per ora sto Portogallo? Dai, dici qualcosa. La costa è bella. Ti piace? È molto bella, sì. Fino adesso un po' com'è? Sporcizia, quella roba lì, non è che... Cioè, come hanno visto, come avete visto ragazzi dalle immagini comunque... Fino adesso Portogallo, a parte la parte veramente centrale dove abbiamo dormito lì in riva al lago, coltivazioni, serre e quant'altro, il resto non ci è piaciuto molto, cioè nel senso molta sporcizia, molta... non è molto in ordine. La Spagna invece è tutt'altra cosa, la Spagna è molto pulita, in ordine, ma anche basta una stupidaggine, il bordo di strada tagliato, l'erba tagliata. Qui invece abbiamo visto molta sporcizia. Sulla parte da Lisbona in su, sulla parte della costa, le cose cominciano un po' a cambiare. Vediamo questa città, cioè queste cittadine in crescita. No, le vediamo in ordine, pulite, sistemate, quindi qui girano i soldi. Solito discorso. Dove girano i soldi, automaticamente funzionano i servizi e quindi di conseguenza tutto a meno. All'apparenza sembra che sta girando tutto bene, poi bisogna capire se scavando
le cose funzionano realmente oppure no. Poi sta sempre all'inciviltà delle persone. Se io finisco di fare l'intonaco in una parete e mi avanzano delle macerie, di certo non vado a scaricare nel bosco. Qui a quanto pare alcuni portoghesi hanno l'abitudine di scaricare macerie e sporcizia nei boschi o lungo le spiagge. Abbiamo visto questo posto magnifico con delle onde spettacolari e la domanda sorge sempre spontanea, ragazzi: se qui ci sono delle onde del genere, figuriamoci quando arriviamo lì. Mamma mia, allora, visto che dove stiamo andando è praticamente brutto il tempo e rischiamo tra virgolette di non mangiare o perlomeno di dover comunque vivere il momento del pranzo con la pioggia, ci siamo fermati qua un pochino più avanti dove abbiamo visto le onde infrangersi sugli scogli. Ci facciamo al volo una bella pasta tassativamente col tonno, ragazzi, perché siamo in mare, quindi ci mangiamo oggi il pesce. E che dire, ragazzi, questa costa è meravigliosa e il viaggio prosegue. Come ho detto prima, oggi mangiamo pesce in scatola, ma ragazzi, è pesce comunque. La pasta l'abbiamo già buttata. Quanti grammi butti in media, giusto per far capire alla gente quanto mangiamo? Allora, nella normalità 7 pugni dei miei, quindi sono piccoli, non mi dire i grammi. 7 pugni, i suoi pugni sono oggi così. Oggi sono 8 perché non si sa stasera che ora mangeremo, cosa mangeremo, e quindi 8 pugni di pasta miei, ovviamente. Io questa donna la amo, ragazzi, anche se mi fa incazzare, sempre io la amo alla follia, perché lei sa sempre tutto, lei gestisce, fa e ha sempre ragione. Se lei ti dice non entrare in quella strada perché ci infogniamo, lei ha ragione e io invece ci vado e ci infogniamo di conseguenza. No, abbiamo fatto bene a fermarci perché di là sta chiaramente piovendo e la piazzola, diciamo il luogo figo dove dovevamo fermarci a pranzo, era proprio ancora una decina di chilometri in su. Fermiamoci qua è meglio, mangiamo con calma, tranquilli, e poi ci andiamo in su. Il bello è la temperatura, ragazzi, qua viaggiamo sulla media di 20-22 gradi e oggi non c'è sole, oggi sole non esiste, eppure fanno 20-22 gradi, quindi tanta roba, che è quello fondamentalmente che cercavamo noi all'inizio. Se vi ricordate, molti ci dicevano ma adesso comincia il freddo, ma adesso farà freddo, come fate, riscaldamento, fa freddo e ci andiamo al caldo, non è un problema. Questo è uno dei lati positivi di questa vita, se tu a decidere dove andare a vivere, perché non è che hai un posto fisso e quindi ti becchi il bello e il brutto, ti sposti lì dove ti interessa spostarsi. E poi andiamo a nord anche per un'altra cosa, una notizia molto ma molto interessante, ma non vi anticipo nulla. Ci accadono anche queste cose. Allora, spesso e volentieri la gente ci ferma, ci chiede informazioni, come va, come non va, ci fa le foto, ci tagga. Adesso ci ha fermato una coppia di inglesi, impressionato da, anche perché siamo qui, capirai, cucinare col cassone e quant'altro, e ci ha chiesto dove avete noleggiato la macchina con tutta la roba sopra. Io lo guardate, gli faccio: in che senso avete noleggiato? E no, avrete noleggiato la macchina con la cucina e tutto e per viaggiare. Gli faccio: no signora, guardi che questa qui è la nostra macchina, l'abbiamo allestita e stiamo girando, vogliamo girare il mondo, vogliamo vivere così. La signora ci è rimasta malissimo, fa: ma no, spettacolo, io pensavo che non si potesse fare una roba del genere. Faccio: guardi, noi tra il viaggio Capo Nord e questo sono già un paio di mesi che facciamo sta vita e le confermiamo che si può fare.
una signora era lì che ci chiedeva informazioni, né? Sì. Cos'è? Volevano chiesto... leggere pacchi. Volevano leggere pacchi, ha detto fa, ma voi non eventualmente non fate una sorta di noleggio? Le faccio, no signora, però lì tin, si è accesa la lampadina dell'imprenditore e ho pensato solo, ho detto, cazzo, però non sarebbe male offrire questo tipo di servizio. Tu noleggi fondamentalmente un fuoristrada camperizzato per poter vivere in modo selvaggio, chiamiamolo così. Non lo so, devo rifletterci e pensarci, perché camperizzarne un po' in serie. Camperizzare in serie, un po' di pick up, un po' di furgoni. E ricordatevi ragazzi che un buon imprenditore fa sempre comunque l'interesse dell'imprenditore, quindi bisogna sempre avere la mente larga e ampia per poter... cercato un posto park Fortnite, non è che c'era poi così tantissimo, più che altro c'era un sacco di roba, ma dovevamo farci ancora un'oretta di macchina, ma io non ho problemi di guidare e poi almeno gli ultimi raggi di sole me li voglio godere. Quindi Wikiloc, abbiamo trovato un bel tracciato in fuoristrada che va praticamente verso nord, quindi dove dobbiamo andare noi, a Nazaré. E adesso lo prendiamo, manca un chilometro e niente, troveremo sicuramente un posticino tranquillo dove poter passare la notte. Ragazzi, Wikiloc colpisce ancora, tanta roba. Siamo arrivati su questo lago, la macchina intanto si sta autolivellando e siamo qui sul lago, non so il nome del lago, molto tranquillo, pacifico, il tempo si è riannuvolato un'altra volta, però meglio di così ragazzi non ce l'hai in zona. Anche questa sera abbiamo deciso di non montare il nostro verandino perché tanto caldo fa caldo, quindi non abbiamo bisogno di un ambiente riscaldato per stare bene e non abbiamo tanta fame perché comunque oggi all'1:30 abbiamo fatto un bel piatto di pasta, quindi stasera mangeremo qualcosa di leggero. Infatti la Moira stava vedendo le scadenze di un po' di roba, vediamo un po' se c'è qualcosa che scade a breve, ce lo mangiamo. E boh, posto qui è tranquillissimo. Sì, ci sono un po' di zanzare, ma tac, autan, tac, siamo operativi. Che dire, è stata una giornata molto bella, ci è piaciuta. È cominciata col brutto tempo, poi il cielo si è aperto, è uscito fuori questo oceano atlantico magico e adesso si è rinnuvolato, però è anche vero che il vento praticamente sposta le nuvole di là. Di là è bello, quindi in teoria